Buongiorno a tutti, sono Lavinia Vismara, Marketing Manager per Panasonic Italia, linea Toughbook e Touchpad. Siamo qui oggi per presentare il nuovo FZB2, un tablet fully rugged 7 pollici, Android con sistema operativo 4.4. Vediamo anche il corrispettivo Windows 8.1, FZM1 sempre 7 pollici e i più piccoli tablet 5 pollici con sistema operativo Windows 8.1 Embedded e Android 4.2. Questi device sono pensati completamente per chi lavora sul campo, con settori quali la logistica, i trasporti, la produzione manifatturiera, piuttosto che il retail, le utility e ancora la difesa. La nostra gamma si differenzia per device che possono essere o completamente rugged come questi, oppure con dei tablet e dei PC meno rugged, che chiamiamo semi-rugged. Parliamo dei processori. Per quanto riguarda l'Android abbiamo un processore Intel Celeron, per l'M1 invece abbiamo un processore Intel Core i5, mentre sui tablet 5 pollici con funzione voce montiamo un processore Qualcomm. Si caratterizzano tutti e quattro, ma anche l'intera gamma, per la lunga durata della batteria. Nello specifico il device Android dura 7 ore, l'M1 8 ore, mentre per quanto riguarda i tablet è un pochino più elevata l'autonomia della batteria. Arriviamo a 14 ore utilizzando continuamente i dati, 23 ore per la conversazione e fino a 1000 ore in stand-by. Gli schermi sono tutti quanti touch, possono essere utilizzati con i guanti, sotto la pioggia o semplicemente con una penna. Questo perché vogliamo pensare a quel lavoratore che sul campo si trova ad affrontare una giornata che può essere appunto con un forte sole, quindi lo schermo è estremamente leggibile, o dove magari può iniziare a piovere improvvisamente. Parliamo ancora di numeri, le misure. I device 7 pollici pesano 540 grammi e hanno uno spessore di 18 mm. Per quanto riguarda invece i 5 pollici parliamo di 430 grammi e uno spessore di 16 mm, che li rendono sicuramente i device fully rugged più leggeri e più sottili sulla gamma tecnologica in offerta ora. Sono tutti certificati IP e nello specifico i 7 pollici sono IP65, che significa che sono resistenti alle cadute, alle polveri e all'acqua, mentre i 5 pollici sono resistenti, sono certificati P68, resistenti alle cadute da 3 metri e resistenti all'acqua, ma addirittura immergibili. Il device può quindi viene immerso per mezz'ora fino a un metro e mezzo, senza nessuna conseguenza. Per quanto riguarda le temperature, un altro punto fondamentale dei nostri device, possono reggere temperature i 5 pollici dai meno 20 ai più 60, mentre il 7 pollici va dai meno 10 ai più 50, proprio per permettere di poter lavorare in contesti completamente differenti. Pensiamo un autotrasportatore che dimentica il device in un mese d'agosto sotto la piena luce solare, oppure se lavoriamo nella catena del freddo, questi device resistono appunto a temperature fino ai meno 20. Tutti i device sono altamente personalizzabili. Per esempio, questo device non comporta nessuna personalizzazione specifica, ma se necessitiamo di una LAND sul progetto può essere montata, così come può essere montato, per esempio, un lettore barcode 1-2 oppure un lettore smart card. Per quanto riguarda i prezzi, invece, l'FZB2 che lanciamo oggi sarà disponibile da dicembre a 799 euro più IVA, mentre i telefoni sono tutti in un range che va dai 1.300 ai 1.400. Per quanto riguarda l'ultimo, il 7 pollici Windows 8.1, abbiamo invece una versione Intel Core i5 che è 1.400 euro circa e una versione con un processore Celeron che invece parte da 949 euro più IVA. Adesso c'è il parere al Senato.